Al Circolo della Stampa di Milano si è parlato di un altro scenario ancora più preoccupante, la ipoacusia. Sentirci sempre meno può scatenare forme di demenza. La perdita dell'udito nelle persone anziane. Ci sono ben 7 milioni di persone nel nostro paese, in Italia, con questo difetto, questa malattia. La perdita dell'udito o il minor udito porta a depressione, porta a demenza, che è una roba molto seria e ingravescente e problematica. Siccome sentirci poco porta a un sacco di problemi, financo la demenza, è bene invece sottoporsi a questi test e capire se ci si sente bene o no. Questo è il tipico esame audiometrico. Questo cosa vi dice consiste quantitativamente quali sono le frequenze che ti mancano. Dicevamo poc'anzi che l'ipoacusia, la sordità, a volte provoca isolamento. Facciamo un passo ulteriore, quantomeno gli studiosi hanno provato a fare un passo ulteriore, a legarlo a veri e propri deficit neurologici, a dei problemi, dei disturbi cognitivi che possono originare dalla, o quantomeno andare di pari passo con l'ipoacusia. Di questo si è parlato nel Consensus Paper, sentire bene per allenare la mente, promosso proprio da Amplifon ed è stato presentato recentemente a Milano.